buongiorno a tutti da Chris benvenuti giorno dopo Sanitana Inter facciamo un breve riassunto perché non è venuto molto tempo ieri è una vittoria facile permetteteci di, di di essere solidali con i tifosi della Sernitana che ha preso una posizione netta precisa preferirebbero partire anche dalla Serie D ma che ci sia chiarezza e insomma è un bel, un bel pastrocchio l'italiana, insomma. Conosciamo tutti, tutte queste dinamiche. De, um, è un peccato, insomma. Cosa dire? C'è poco altro da dire. Tipo, se l'Inter e la partita partita hanno, hanno esposto un session in, in, in loro favore di solidarietà, e noi ci, ci allegriamo eh, chiaramente. Eh, la squadra sta facendo bene. Siamo alla sesta vittoria consecutiva 5 3 senza prendere gol. Però andiamoci piano con gli entusiasmi, vogliamo basso, la, è molto molto lunga. Non è che abbiamo vinto, non abbiamo fatto niente, stiamo calmi perché troppi facili entusiasmi, e, e non, secondo me non va bene. Non va bene perché. Eh, abbiamo giocato in casa Atalanta, Juventus, eh, beh, il Derby e Napoli, quindi bisogna andare a tutte a parte le parti trasferte. Quindi andiamoci i piani con, 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 con questi entusiasmi. Ci deve essere contentezza, gioia, però anche consapevolezza che non si è fatto niente perché, comunque, Taranta si vince lì. Sta facendo benissimo. Milan, Napoli, vediamo cosa succede. Quindi, non, magari può essere un turno favorevole. Sicuramente lo sarà con una tra le due di Milan, Napoli. Con tutte e due se pareggeranno, ma questo non vuol dire che. Che hai vinto, o fatto chissà che cosa. Adesso vediamo queste partite delle nostre dirette avversarie. Vediamo cosa succede. Ricordandoci che abbiamo ancora una partita da giocare contro il Torino, una squadra scorbutica. Le squadre di Juric in generale che, che, che ti aggrediscono o che giocano a un po' come l'Atalanta, le soffriamo perché lo la la mettono loro sul, sul piano fisico. Quindi non sarà facile, manca la Barella che è squalificato. Poi vedremo chi, chi giocherà. Come leggete sotto. Io direi total ciala, no? Perché i vignanisti eh, eh, fa schifo, fa di qua, fa di là, qua carta canta, sono otto assist, 6 gol, eh, in più in generale cinque assist da, da corner. Quindi eh, abbiamo aumentato esponenzialmente già i, i nostri gol da palline attive, cinque da corner. Eh, ragazzi, c'è poco da dire. Per adesso è eh, il giocatore che sta facendo la, 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 la differenza nella nostra squadra, cioè cosa dobbiamo dire? Questo, quindi vogliamo bassi, adesso poi visto anche i eh, giornali che dicevano, eh beh, è stato più di un, è stato come un allenamento, sarà pure stato un allenamento, però eh, tu l'allenamento devi renderlo anche, anche facile, se no, se tu non lo rendi facile, l'allenamento... Eh, Fatica quindi l'importante è segnare, poi parleremo anche di Chris. Ha parlato Zhang, ha parlato, insomma, aspettiamo Ericsson a San Siro nel 2022 perché venga a prendersi il suo giusto tributo. Una cosa che vuole molto anche il presidente, e quindi vedremo quando sarà. Eh, le strade per lui sono tre. Odense, che sarebbe poi la, la via più semplice, un campionato meno, meno competitivo, eh, dove adesso si sta anche allenando, dove tutto cominciò la sua carriera, ehm, ritmi blandi per adesso, logicamente, e, e il campionato, cioè lui si, si ripresenterebbe poi nel 2022-2023 a inasta di partenza per, per ricominciare la stagione. Da quello che poi si legge, sembrerebbe che lui preferirebbe più un campionato olandese o inglese, più. Competitivo chiaramente, bisogna vedere. Poi, commentando sui allenamenti, come si sentirà nell'Aias c'è Blind che gioca. e Io ricordo che una volta Blind si si si, si spense il defibrillatore e crollò per terra, poi si, si riprese. Non è cioè che, però, insomma, come, come dicevano anche altri, te becchina pallonata, una gomitata e si spegne. E no. Quindi, adesso non so se poi magari più. So Quel test in diretta l'ho fatto con l'Ajax, che se ne dica mi mese fa è riuscito a fare notizia, anche se in maniera, in maniera informale, non ufficiale, comunque ha fatto qualche test anche per l'Ajax, l'Ajax sarebbe interessato, è libero a zero, quindi vediamo, gli auguriamo il meglio e basta. E questo fatto di Ajax, quindi lo aspettiamo. La squadra ha fatto bene, segnano tutti. Sanchez è uscito un po' ieri, l'ho uscito un po' un po' stizzito a un certo punto però vabbè aveva giocato, cioè lo sta anche gestendo no? aveva giocato con tutta la partita contro, contro il Cagliari ha giocato ancora ed ha segnato insomma bene così e Gagliardini è entrato, ha fatto bene ha segnato eh, i due esterni ha segnato Perisic eh, Dumfries quindi c'è da essere contenti no? Dudu è il secondo gol. A proposito di, di Dumfries possiamo dire che Dumfries è, ha segnato più di Revit, perché è fortunato più di, di Hernandez e più di tanti altri. Quindi si sta, si sta uh, ambientando. Uh, ha sfruttato appieno l'assenza di, di D'Armiano, vediamoci che è stato anche un po' beccato da San Siro. In certe partite, chiaramente un giocatore che arriva con un nuovo campionato, un nuovo tipo di gioco non è facile ambientarsi né capire gli schemi: diciamo che gli schemi di insegnare, secondo me, gli si dicono bene a profondità, a inserimento, a tutto questo simile di cose che eh, lo fanno diventare un giocatore devastante se lanciato, se lanciato eh, nella corsa, in quelle che sono le sue qualità. Poi, anche bravo, di testa, ha fatto qualche assist, ha segnato, insomma. Si sta, si, sta, si sta bene integrando. Poi abbiamo Darmian che eh, vediamo se ci sarà col Torino. Comunque recuperato, vediamo ricordiamoci che il 6 gennaio, quando vi dicevo che dobbiamo fare attenzione ai facili entusiasmi, cioè noi giochiamo. Eh, adesso, adesso ho anche il post della mia pagina. Abbiamo 6, il 6 gennaio: si va a, a Bologna, il 9 abbiamo la Lazio, il 12 con la Juventus, la Supercoppa di gennaio, eh? il 16 a Bergamo. Contro l'Atalanta, il 19 a San Siro contro l'Empoli, Coppa Italia e sono già 5. Il 23 abbiamo il Venezia in casa. Poi c'è la sosta. Si ricomincia il 6 febbraio e si, si affronta il Milan. Il 13 in trasferta si va a Napoli. Il 16 a San Siro contro il Liverpool. Il 20 giochiamo a San Siro con. Ehm, contro il Sassuolo, poi si va a Genova, poi si riceve la Fiorentina, poi si va contro la Juventus e poi c'è ancora il Libro. Quindi, c'è un calendario che non è difficile, non è ripido di più, ce le giochiamo tutte lì. Ci resterà a un certo punto solo la Roma da giocare. E, e, e basta perché le giochiamo tutte lì tutte lì le giochiamo nelle prime 8-9 giornate, è una roba, una roba assurda, abbiamo tutte. Quindi stiamo calmi, stiamo calmi, perché anche il Bologna, poi, se vediamo quello che è comunque una squadra da prendere sempre con le molle, con le pinze. Perché a volte ha, 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 ha certe sconfitte e poi a volte di fare le belle partite, e sono lì, su una bella classifica. Quindi non c'è niente di, di facile, non c'è niente di, vince, di vinto. Quindi vogliamo bassi, non facciamo quelli di eh, abbiamo già vinto. calmo calma, perché se la Trante vince a tre punti, vediamo mille in Napoli. Quindi non esaltiamoci. Vediamo poi il mercato cosa ci porterà o cosa ci potrebbe portare in dote. Eh, di Sanchez Barcellona è pi piuttosto una buttata, quello che risulta che qua sui media francesi, sui siti ben informati francesi, si parla insomma che la Juve vorrebbe prendere i Cardi, i Cardi sei mesi in prestito, difficilmente lo dà sei mesi in prestito il Paris Saint-Germain, secco, loro vorrebbero un obbligo così, poi magari tutto può succedere gli ultimi di mercato. Detto questo, in Francia si parla anche di Marseille, in ottica Juve, il problema è sempre problema. lo stipendio del giocatore, perché il Cardi arriva a 12 netti con i premi, e non penso che voglia rinunciare al suo stipendio, anche perché poi. Non è che sta facendo benissimo, sta giocando molto. Quindi, chi poi gli pagherebbe quei soldi ai cardi? Non si sa, quello è un annuncio. Poi abbiamo visto in Argentina che lo scandalo è venuto fuori con, eh, con la società, con eh, corruzione, tasse, non pagate. Insomma, un bel casino. Un vabbè, quello non ci interessa. Poi in Francia si sussurra: però notizie che piuttosto vengono dall'Italia che dalla Francia: che Arthur potrebbe interessare il Paris Saint-Germain. Lì vediamo se la Juve riuscirà a, a rescindere Ramsey, perché comunque sono gli stipendi, telefono, super. E, e basta. Attento, rispondo alla compagna. Minuto, finisco il video. E, e niente, quando. Così è, è andata, così deve essere insomma. Eh, mercato, vediamo insomma. Mi sento di dire che anche Sensi mi sembra molto al di fuori eh, dalle rotazioni. Due mesi e mezzo che si allena, forse l'allenatore non lo vede, adesso si sta allenando, però se non lo vedono. Non lo so, sembra strano. Insomma, è così. Peccato perché col gioco che c'è all'Inter in potrebbe starci bene, o magari non si allena bene, cioè questo è un, non lo so. Detto questo ragazzi, io vi abbraccio, ci vediamo, ci vediamo, continueremo adesso a, a, a fare dei video, Cominciamo a lanciare il canale, i video, ci sarà Fausto, ci sarà lo zio, ci sarà Johnny, ci sono gli altri, Francesca, ci sono tutti, insomma siamo una decina, inviteremo, mh, è nostra intenzione di invitare l'Interclub, fare delle cose, adesso piano piano noccioleremo quelle che sono le nostre iniziative, quindi chi vuole partecipare. Basta che ci scrive, eh, venire con noi in live o fare dei video, parlare dell'attività del, del club e tutto quello che volete. Detto questo, vi mando un abbraccione, sempre Forza Inter, e alla prossima. Ciao!